Una conferenza stampa animata, quella di sabato 16 febbraio, indetta dai consiglieri di opposizione Giuseppe Rochira e Maurizio Cristini, per chiarire la loro scelta di sostenere la lista Scelta Civica con Monti per l'Italia, in vista delle imminenti elezioni politiche. Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli elettori e tra gli stessi esponenti politici locali, che non hanno mancato di manifestare il loro dissenso. Consigliere, innanzitutto, da dove nasce questa scelta di appoggiare la lista Monti? Con tutta sincerità, per quanto mi riguarda, nasce nel 2007, quando insieme ad altri amici a Castellaneta costituiamo il Movimento Civico Progetto Comune. Dopo l'esperienza di Progetto Comune, nel Patto per la Città Movimento Civico, adesso il professor Monti, illuminato e capace di comprendere la necessità di dialogare con il popolo, quindi direttamente con chi popola l'Italia, quindi i vari movimenti civici, è evidente che la scelta mi pare opportuna e molto coerente. Consigliere, secondo lei questa scelta di appoggiare la lista Monti comporta delle conseguenze negative per il patto della città? No, nella maniera più assoluta, perché il patto della città è nato per le elezioni amministrative di un anno fa. Si era anche detto che il patto, dopo le elezioni, se non avessimo vinto, non sarebbe esistito più, tra virgolette, nel senso che ognuno ha una sua idea politica, ognuno ha un suo partito. SEL sta con SEL, il PD sta con il PD all'epoca se ne andò, e quindi credo che non ci sia nessun tipo di conseguenza. Noi abbiamo scelto Monti perché comunque, facendo politica ogni giorno, avevamo bisogno di dare un segnale anche a chi ci ha sostenuto, perché la gente ce lo chiede, e chi fa politica deve per forza deve dare delle risposte, perché io, anziché fare oggi una conferenza stampa, potevo tranquillamente essere intervistato da voi o da un altro giornalista. Qualcuno mi avrebbe chiesto: lei consigliere comunale a chi vota? Va a votare? Sicuramente sì, perché è un mio diritto dovere. Voto Monti perché tra i candidati che ci sono sicuramente per noi rappresenta il migliore. Tra l'altro Monti è frutto del fallimento della politica degli ultimi 20 anni, cioè quella politica di Berlusconi e del centrosinistra che negli ultimi 20 anni ha fallito, ha messo Monti a capo del governo per cercare di trovare una soluzione. Quindi Monti non è nato così, è stato preso, è stato messo per risolvere i problemi. Ora, in questa ottica, noi crediamo che sia opportuno dare una mano a una persona che in qualche modo ha cercato di salvare l'Italia. Alla luce di ciò, quale pensa possa essere la risposta da parte degli elettori? Beh, la risposta degli elettori è quella che poi si aspettano tutti. Oggi ci sono i sondaggi elettorali, quindi credo che il risultato della lista ci sarà in tutta Italia, credo anche qui a Castellaneta. Io, per fare ancora chiarezza, perché qualcuno ha qualche dubbio circa l'eventuale presenza dell'UDC e degli attuali amministratori in Consiglio Comunale, se dobbiamo essere chiari fino in fondo, i consiglieri comunali dell'UDC non sono dell'UDC, o meglio, cioè ad ogni elezione stanno in un partito diverso. Tra l'altro credo che alcuni votino addirittura PD, altri votano PDL, altri non so cosa farà, quindi non ci preoccupa nella maniera più assoluta. E poi noi votiamo lista Monti, non votiamo la lista dell'UDC nella maniera più assoluta.